Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bentornati amici, nuovo episodio della nostra carriera, quinta stagione per noi. Dopo il calciomercato possiamo concentrarci sul campionato, ma soprattutto sulla Champions League e chissà, magari poi sull'Europa League, ma noi cercheremo di fare veramente un'annata clamorosa. Io ho bisogno del vostro supporto, quindi mi piace, commento, commentate, siamo in pochi, siete in pochi a seguire la sta carriera. Lasciate un commento che a me fa molto piacere e mi spinge a non fermarmi. Comunque, prima di cominciare, vi aspetto in live questa sera alle 21.30 sulla piattaforma Viola, link in descrizione, comunque basta cercare Kundispa, penso che mi seguiate già, per parlare della partita di domani e domani poi ovviamente reaction in live. In più, da non dimenticare, link di Instant Gaming qui sotto, quindi dovete acquistare il link qui sotto per acquistare giochi, abbonamenti, PSN card, c'è veramente di tutto a prezzo bassissimo e se avete paura di acquistare o non sapete come fare, tranquillamente scrivetemi in privato su Instagram. Allora ragazzi, cominciamo questo episodio senza perderci troppo in chiacchiere, perché di chiacchiere ne abbiamo già fatte. Andiamo a vedere il calendario. Allora, quest'oggi partite contro Empoli, Venezia e Atalanta in campionato, poi la sfida di Champions League contro l'Ajax in casa, la prima al Barbera dopo purtroppo la sconfitta contro lo United, e vedremo se farci anche quella con la Viola. Io una la simulerei, una tra Empoli e Venezia. Quest'anno ragazzi non vorrei simulare, però voglio andare il più velocemente possibile per finire questa stagione, per poi capire se fermarci qua definitivamente con la carriera oppure farci addirittura un altro anno. Ma il nostro obiettivo primario non è il campionato. Comunque, allenamenti e andiamo alla prima. Adesso vediamo se arriva qualche notizia. No, prima partita, Palermo-Empoli. Loro hanno 7 punti, quindi hanno cominciato molto bene questo campionato. Andiamo a giocarcela subito. Questo è il nostro 11, formazione titolare. Ho cambiato un po' la panchina, via la prima partita. Poi magari mi sbaglierò, però penso che queste partite potremmo tutte simularle, quelle contro le piccole di questo campionato. Comunque, giochiamocela, godiamocela. Quarta partita di campionato, Renzo Barbera, Palermo-Empoli e Paolino con la 10 e la fascia da capitano. Tutto pronto, palla agli ospiti e si comincia. Molto bene, Dybala dentro per Ceballos che la fa scorrere. Se ne va Ceballos, Ezequiel ormai è andato, non lo tengono. Sul secondo palo c'è Buraidia, cercato dal compagno e se lo divora. Vaglia male Soppi, palla dentro e c'è il destro dell'attaccante avversario, forse centrocampista, che porta in vantaggio l'Empoli dopo 16 minuti. Errore mio. Dentro la palla per Milinkovic-Savic. Savic vede l'inserimento di Soppi. Palla magica. Soppi. Soppi col destro. Fuori. Corre Buledia. Il lancio è per lui in profondità. Buledia. Punta il portiere. Uno contro uno. Buledia. Il senegalese. Col destro se lo divora. Trincao. Ceballos. Ancora per Trincao. Che può metterla sul secondo palo. Dove arriva Harwood. Ancora il portiere. Niente cambi. Dobbiamo segnare. Ci manca solo il gol. Buledia nasconde la palla, dentro per Ceballos, bella palla, Ezequiel, Ceballos, traversa, clamorosa, è una partita così. Baldanzi dentro, attenzione, boh, 2-0 Empoli, ragazzi, è una partita clamorosa, cioè noi attacchiamo, tiriamo, sbagliamo i gol, loro tirano due volte in porta, segnano due gol, 2-0 Empoli, bene. Ceballos vede partire McBree. Se la porta sul destro, si invola contro la porta, Hannibal McBree, uno contro uno, McBree, col destro! Niente, ci divoriamo pure questo. È mosso Dybala ma è in fuorigioco. Ceballos fa tutto da solo. Che giocata! Ceballos! 2-1, riaperta la partita. Ma prende la palla l'argentino. Per fortuna l'abbiamo buttata dentro. Gran giocata di Ceballos. Sono folli questi. Invece di buttar via la palla, fanno questa cosa inspiegabile. Fofana, col destro. Non sbaglia. 2-2. Riusciamo a pareggiarla. Una partita che sembrava ormai persa. Regalo della CPU. Ringraziamo. Abbiamo sottovalutato tanto gli avversari, comunque 12 tiri in porta, 5 per gli avversari, l'abbiamo pareggiato. Turno infrasettimanale, si gioca contro il Venezia, Venezia ultimo a 0 punti. Raga, ma come siamo primi? Ma siamo primi col pareggio, con una partita in meno. Ma che significa? Io questa la simulerei. Qualcuno dirà sicuramente, no, non farlo, che brutto. Ragazzi, simuliamo sta partita. Un po' di turnover dietro, simuliamo.
e vediamo come va. Non simulazione veloce, almeno ce la guardiamo. Se c'è bisogno entriamo, ma secondo me, ragazzi, se non riusciamo a vincere questa partita simulandola con l'ultima in classifica che ha fatto 0 punti in 5 partite, siamo messi male. Amo troppo il 2D, grazie ad FM ovviamente, quindi me le godo le partite così. 44 gatti, bellissima giocata di Zeballos, reinserimento nel 14, Dybala col sinistro. Occhio, occhio al Venezia, per favore. Venezia non ha ancora fatto un punto in campionato, per favore non facciamoglielo fare noi. Guerrero, dentro per Dybala, Dybala ancora per Guerrero, Guerrero dentro per Buredia! 1-0, segna il Palermo al 41esimo, bene. Trincao, sul 2-0 facciamo i cambi, Dybala dentro per Buredia! Eccolo qua il 2... Ah, non è uscita la palla, perdonate. Vinciamo 1-0 in trasferta contro il Venezia ultimo in classifica. Io me lo prendo con tranquillità. Magari giocando l'avremmo dovuto fare qualcosa in più, ma va benissimo così. Adesso Atalanta, finiamo questo tour de force, ha fatto 5 punti se non ho letto male. Però attacco open d'Agnonto, non male. Con Cortinovis dietro. Cambi e si gioca, ma cambi pensando all'Europa perché mercoledì si gioca contro l'Ajax. Tanti cambi, forse troppo turnover, ma questo è l'11 con cui affrontiamo l'Atalanta. Sesta di campionato, Renzo Barbera, partita... importante per noi perché comunque nonostante il pareggio con l'Empoli di inizio episodio siamo primi in classifica. Adesso vedremo poi dopo questa partita. Partita non facile, ma sono certo che i nostri giocatori penseranno a quella musichetta lì. Tutto pronto, bando alle ciance, andiamo a giocare. Tanto turnover, speriamo che non sia deleterio. Bravissimo Buledia che allarga per Caboré. Lex City accelera, Caboré, la prima volta che lo prendiamo. Caboré, dentro la palla, per Fiore. Fiore, la scarica dentro, per Buledia! 1-0 Palermo dopo 4 minuti. Abbiamo un reparto offensivo clamoroso. Io per clamoroso intendo anche Fiore, perché Fiore, ragazzi, nonostante l'overall, è veramente troppo forte e decisivo. Segna Buledia su assist del giovanissimo 2005 Fiore. Bella palla di Caboré e poi non sbaglia da lì, Buledia. Lukman dentro per Nyonto. Il 23 prova la giocata col tacco dietro. Openda si è allargato troppo. Palla dentro, ancora Gnonto. E la pareggia l'Atalanta. Bella azione anche da loro, ci sta. Partita molto divertente. Due squadre che in fase offensiva si divertono. E ci ha dimostrato anche l'Atalanta di saperci fare. Bellissimo anche questo. 1-1 dopo 14 minuti. Gnonto, palla sul secondo palo. Salta Gatti, molto bene stavolta. Poi Guerrero. Sì, è un buco clamoroso, se ne va Guerrero, sbaglia la difesa avversaria, Guerrero rapidissimo, uno contro uno col portiere, Guerrero col sinistro, non sbaglia Eusebio Guerrero in contropiede, rapidissimo l'argentino, scovato dai dirigenti del City Group, 2-1 Palermo, ristabilito il vantaggio. Caboré di testa chiude molto bene, dopo il calcio d'angolo, qui chiude Fernandes, che non sta giocando una gran gara per adesso. Se ne va Fernandes, è partito Buledia, lo ha visto Fernandes, il lancio per il senegalese che è passato non si sa come, pallonetto, cosa ha preso? Ancora Buledia, clamoroso l'errore del senegalese che si divora il 3-1 dopo aver bruciato in velocità Mancini, purtroppo poi a porta vuota se lo divora. Il Barbera è gremito anche quest'oggi, nonostante siano stati già polverizzati i biglietti per mercoledì. Guerrero dentro per Fernandes, bella palla, Fernandes in mezzo per Buledia, ancora il portiere, però la palla è avanti, Cortinovis, palla sul secondo palo per Lukman, in mezzo per Openda, non è fuori gioco, 2-2 al 55esimo minuto. Meritavamo e dovevamo essere in vantaggio per 3-1. E invece la pareggia, l'Atalanta. Cortinovis salta con troppa tranquillità Gatti. La palla dall'altra parte per Caboré che chiude tutto. Bravissimo Caboré su Openda. Poi Keiki, possiamo andare. Keiki porta palla dentro per Capitan Brunori, che è stato scelto dal mister per questa partita. Caboré dentro per Fofana. Posizione regolare. Fofana la sposta, la mette sul secondo palo per la rete di Driussi, Sebastian Driussi, l'argentino, che esordisce così. Ci ha messo 2 minuti a trovare il gol del vantaggio e il suo primo gol in maglia rosanero. Sebastian Driussi, l'ex Leeds, segna il gol del 3-2 su assist di Fofana. Hanno funzionato i cambi. Entra Gosens per Cortinovis, bordata di fischi da Renzo Barbera, non per Gosens. Tutto bene Harwood, poi prova ad uscire Fernandes, palla dentro. Ancora il numero 9 si fa saltare con troppa tranquillità il nostro Harwood e Openda la pareggia. Partita meravigliosa Renzo Barbera, divertente per il pubblico e per gli amanti dello sport.
meno per me. Capitan Brunori allarga ancora per Kaiki, posizione regolare, Kaiki può andare, attenzione sul secondo palo, c'è Driussi, anzi cercato Fofana, palo clamoroso! E siamo un po' scoperti, Sanchez dentro, attenzione, Lederman, 4-3 Atalanta, all'86esimo minuto. E adesso mi sto divertendo ancora meno. Va in vantaggio l'Atalanta! Partita molto divertente e non capisco perché tutti sti gol, però va bene così, 4-3. E niente, loro sono diventati il Barcellona in questo momento, qui chiude Harwood, proviamo a spazzarla per ripartire, ovviamente sono passati 8 minuti in più di recupero. Finisce qua, l'Atalanta espugna Renzo Barbera e non perdevamo da tanto in casa in campionato, eh? Veramente tanto. Arriva una brutta sconfitta. Siamo in Champions, Trincao è cresciuto, gli Stati Uniti mi vogliono tutti, rifiutiamo. Allora, siamo al giorno della sfida di Champions contro l'Ajax. Ajax che ha già fatto un punto. Vi faccio rivedere la classifica per chi si fosse perso lo scorso episodio. Manchester primo a 3 punti, ovviamente dopo la nostra sconfitta. Red Bull Salisburgo e Ajax ad un punto. Noi ultimi a 0. Per adesso, delusione Palermo in Champions. Ovviamente, ragazzi, è stata giocata soltanto una partita e quindi abbiamo poco da dire delusione. Volevo vedere come stavano crescendo i nostri giovani nel frattempo. Koren è diventato 75, Ogier era sempre fermo a 72, mentre sta crescendo anche Vitale, ha preso già un punto. Gli altri sono più o meno ancora un po' troppo bassi di overall per richiamarli. Io porterei in prima squadra, ragazzi, questo Giorgio Esposito. Aspettiamo per Moraes e Ferri, perché anche loro vorrei portarli in prima squadra per darli in prestito, perché avete visto che è molto importante mandare questi giocatori in prestito, perché poi potrebbero tornarvi giocatori molto molto importanti. Comunque, adesso, conferenza stampa, e andiamo a prepararci per questa indimenticabile partita, perché la canzoncina stavolta suonerà a Renzo Barbera. Secondo i bookmakers siamo i favoriti. Io dico che dobbiamo giocare meglio, dobbiamo dare qualcosina in più. Che comunque ce la siamo giocati a Manchester nonostante il risultato. Basta domande e ragazzi, si può andare. Formazione e andiamo a sfidare l'Ajax. Chi ha cambiato comunque tanto? Sono un po' titubante. Ho fatto un paio di modifiche, ho provato a dare un'occhiata alle tattiche. Però la formazione è questa, che vi leggerò poi ovviamente durante il match. Palermo-Ajax. Il Renzo Barbera inizia a riempirsi. Attenzione a Nacho Canales, la punta di questo Ajax. Ma il Renzo Barbera quest'oggi deve essere il 12° uomo in campo. È tutto pieno, non c'è un seggio in vuoto. Anzi, Palermo-Ajax, Champions League, suona la musichetta tanto attesa. Seconda di questo girone dopo la sconfitta contro lo United, il Palermo di Paolo Dybala e Mister Condisto e anche di tutti voi, vuole provare a regalare la prima storica vittoria di questo Palermo, del Palermo in Europa e in Champions in Europa. È una gara non facile però, l'Ajax rispetto a quella degli anni passati non è poi così tanto forte, quindi è una partita che possiamo tranquillamente, speriamo, non voglio gufarla, giocarcela alla pari o quasi. Immagine meravigliosa, tutti i tifosi col cellulare in mano che cantano ma nel frattempo fanno dei video per immortalare il momento. Vogliamo le formazioni. Il Palermo giocherà col 4-2-2-2, anche se abbiamo il 4-3 come alternativa. Avete visto anche la panchina. Karnesek in porta, Fernandes, Harwood, Kim e Soppi in difesa, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic a centrocampo, poi Trincao, Ceballos, Paolo Dybala e Buleidia a completare il nostro meraviglioso attacco. Questo invece è l'11 dell'Ajax, che non vi vado a leggere, lo potete leggere tranquillamente voi. Non sottovalutiamoli, perché comunque sono una squadra abituata a giocare in campi europei. Però non al Barbera, non al Renzo Barbera, che deve diventare fortino di questo Palermo, non solo in campionato, anche se l'ultima abbiamo persa, ma in Europa. È tutto pronto ragazzi, stringetevi forte, abbracciate il vostro amico accanto a voi, perché comincia Palermo-Ajax, la seconda di questa Champions. E io faccio questa intro così, pensate se dovessimo andare avanti. Chiude molto bene Kim, e poi ripartiamo con Trincao, dentro per Buleidia, che scarica da Dybala, Dybala ancora per Buleidia, può scatenarsi in velocità il senegalese, uno contro uno con Kaplan, ancora Bulai, tira col destro! 1-0 Palermo! Segna lui il gol d'apertura di questo match! Esplode Renzo Barbera!
tifosi in estasi, contropiede micidiale, non sbaglia, Buendia, il Palermo è avanti. Andiamo a rivedere la conclusione dopo essersi involato di Buendia, che la mette lì dove il portiere non può arrivare, 1-0. Bene così, dobbiamo far capire cosa vogliamo da questa competizione europea, perché la squadra è competitiva, lo è. La palla Fernandes, dentro da Ceballos, bella palla, la alza Ceballos per Buendia, che l'appoggia per Dybala, che col destro non riesce a concludere verso la porta. Dybala la recupera con la punta per Trincao, poi Milinkovic-Savic prova ad allargare, che palla per Ceballos, fuori gioco. Sar prova a chiuderlo, Kim, che chiusura, e poi c'è la rete di Canales. La pareggiata l'Ajax al 22esimo minuto. Aveva fatto una chiusura clamorosa Kim. Ci siamo fatti troppo sorprendere. Linea difensiva alta, ma soprattutto sbagliata, perché non siamo riusciti a metterli in fuorigioco. E poi Canales se non sbaglia. Lotta bene Milinkovic-Savic. Poi Trincao rischia tanto. Ci va Milinkovic. Allarga molto bene per Ceballos, che accelera in velocità. Ceballos sul secondo palo. Cerca Buendia, che viene fermato non si sa come. Poi attacca ancora l'Ajax. Conclusione da fuori. Carnesecchi si fa trovare pronto. Ancora l'Ajax, non dobbiamo subirlo adesso. Palla in mezzo, Kim, mostruoso l'ex Napoli. Poi Dybala, vede partire Ceballos, prova a servirlo ma sbaglia tutto, anche l'argentino, il nostro capitano. Attenzione ancora all'Ajax, che ci prova e segna il gol del 2-1. Al 44esimo sbagliamo tutto in fase difensiva e l'Ajax non perdona. 2-1. Adesso dobbiamo concentrarci. Adesso dobbiamo provarci. Errore clamoroso in fase difensiva. Segnano loro al 44. Doppio cambio per noi. Dentro Sabiri e Gutierrez per Fernandes e Marcos Antonio. Palla dentro, Canales se lo divora. Harwood recupera. Ceballos dentro per Sabiri. Il lancio per Paolo Dybala, è passato Paolino, Dybala, non sbagliamolo, Dybala allarga, dentro per la rete di Buendia, 2-2, è altruista il capitano che poteva segnare, ma ha preferito farlo così, per non rischiare. Andiamo a prendere la palla, il Barbera ruggisce per la seconda volta, il Palermo vuole, deve provare a vincerla. Doppietta per Buendia. Testa, 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 chiede il mister. Klassen prova a chiuderlo il nostro difensore ma non ci riesce. Poi Sar in mezzo. Canales col sinistro. Non sbaglia. 3-2 Ajax. Sbaglia Kim stavolta. Quanti errori in fase difensiva. Segna Canales il 3-2. Attenzione perché qua c'è il retropassaggio. Blind rischia. Molto bene Kim che si fa perdonare. La palla è per Buendia. Il lancio per Dybala che prova a metterla giù, non si sa come ma ci è riuscito, poi viene chiuso. Sempre due su palo Dybala. Porta Milinkovic-Savic, si è mosso Ceballos, peccato, che chiusura di Correa. Ceballos col tacco per Savic, Savic dentro per Dybala, è buona, Paolino, Dybala, col sinistro! 3-3! La pareggia, la gioia! Al 75esimo minuto, abbiamo ancora fame! L'assist di Milinkovic-Savic col sinistro, Dybala, uno contro uno, non poteva sbagliarlo, non lo sbaglia, la partita è ancora aperta e occhio alla mossa, perché sta per entrare, è in Zuccio Fiore, bravissimo Soppi, recuperata, poi Kim, dentro da Savic, Fiore, dentro per Dybala, era passata la palla, ma più veloce Kaplan, Gutierrez, bravissimo, va a servire Guerrero, che ha un po' di spazio. Si è mosso Sabiri, Guerrero taglia il campo, attenzione a Guerrero, rapidissimo, ha visto Dybala, che palla, Paolino, Dybala! All'82esimo minuto, il Palermo è avanti, Paolo Dybala, colui che è stato acquistato per questo, per le partite importanti, quelle decisive, esplode Renzo Barbera ancora una volta, 4 gol all'Ajax, bravissimo Guerrero, che ha trovato un corridoio perfetto, Dybala da lì, non perdona, siamo avanti, madonna mia che ansia, va dentro Canales, chiuso, guardate, non ci voglio credere, è passato, Canales, carne secchi, grazie di cuore, si è mosso Milinkovic-Savic, la palla per lui, mancano 4 minuti, gestione, se ne va il 35, prova a chiuderlo Harwood, ci riesce molto bene, 20 secondi alla fine, anzi 10, palla dentro, ancora Harwood e finisce qua il Palermo, clamorosamente, con una partita meravigliosa, stellare, indimenticabile, batte l'Ajax e conquista i suoi primi 3 punti in questo girone di Champions,
il pubblico non smette di cantare. Giornata indimenticabile. Doppietta di Bulai di A e doppietta, ovviamente, anche per il nostro capitano Paolo Dybala. 4-3, incredibile, ragazzi. Che emozione. È come se avessimo vinto la Champions. Il nostro girone, il Manchester ha battuto il Red Bull Salisburgo e per noi è un'ottima notizia. Siamo secondi a 2 punti da Ajax e Salisburgo. Bene. E clamorosamente, ragazzi, in campionato, nonostante un pareggio, una sconfitta, siamo a pari merito con le altre, ma siamo primi. E adesso, dato che sono non felice di aver subito così tanto in questo episodio, perché è arrivato un pareggio, intendo in campionato, un pareggio, una sconfitta, una vittoria, ci andiamo a giocare anche quella con la viola. In nazionale, Nenel Charo, Trincao, Amrabat, Paolo Dybala, Nicolas Fernandes e Marco Carnesecchi. Ci chiede l'ex Sofiane Amrabat che vuole giocare e come dir di no ad Amrabat. Questo è il nostro 11, Fiorentina-Palermo dopo l'impegno di Coppa, ovviamente non sarà facile. L'attacco della Fiorentina è composto da Mané, Gonzales e Julian Alvarez. Molto bene. Della serie che abbiamo avuto difficoltà con l'attacco dell'Ajax, questo attacco, quello della Viola, è molto più forte. Bene, siamo a Firenze, Fiorentina-Palermo, 7ª di campionato. Siamo primi, non perdiamoci più in chiacchiere, va, che voglio giocare, voglio provare a non subire gol da questa Viola. Sarà impossibile? Sì. Allarga molto bene il gioco da Gutierrez. Gutierrez la mette giù, l'alza per la palla per Guerrero e poi il sinistro di Sergei. Milinkovic-Savic colpisce il palo. Poi Bulai Dia, calcio d'angolo Palermo. Batte Trincao, palla dentro. Kim, ancora il portiere. Palla dentro, non è vero, è ancora Kim. Poi Bulai Dia è rovesciata. Ragazzi, io non so, c'è un modo per segnare a questo portiere? Fatemelo sapere. Calcio di punizione per la Fiorentina. Stiamo attenti. Stiamo attenti a questo calcio di punizione. Destro di Julian Alvarez, traversa clamorosa. Nessun cambio, continuiamo così, partita non facile, ma ce la stiamo giocando alla pari. Grimaldo salta Soppi con troppa tranquillità. Grimaldo sul secondo palo, poi chiude Savic. Rischia tanto, la lascia lì. Alvarez, non ci credo come si è girato. Grazie Carnesecchi. La palla per Bulai Dia, che l'alza per Dybala, anticipato da Ranieri. Poi Savic allarga, Guerrero col destro, incrocio dei pali. Ragazzi, non ho niente da dire. Attenzione perché siamo partiti in velocità. Savic accelera, c'è il momento pure di Fiore. Savic, visto è servito Fiore, perdonatemi. Fiore col sinistro. Niente da fare. Evita l'intervento scivolata dell'avversario. Amrabat ci prova da lontano, prova il gol dell'ex. Palla fuori. Finisce qua. Arriva un altro pareggio. Pareggiamo con la Fiorentina, ma sono contento di non aver subito gol da quell'attacco clamoroso che hanno. Però ragazzi, insuperabili loro. Cioè, un portiere clamoroso. Tutto il portiere le prende. 9 tiri in porta, purtroppo. 0-0. E dispiace perché comunque me la sono giocata alla grande questa partita. Meritavamo sicuramente la vittoria. Però va bene così. Siamo scivolati finalmente al 5º posto. A 2 punti dal 1º posto. E il Bologna capolista. Perfetto. Chiudiamo qui. Ragazzi, il video finisce qua. Sono contento. Mi sono divertito. E sono certo che vi siate divertiti anche voi. Perché è stato un gran bel episodio. Partite emozionanti, soprattutto. Nel prossimo episodio avremo altre partite così, sicuramente, perché giocheremo contro il Red Bull Salisburgo per concludere il girone d'andata, questo nostro girone di Champions, ma ci saranno anche sfide contro Lazio, Milan, Juve e Roma. Ma che episodio sarà il prossimo, raga? Vi commenti qui sotto, un bacione e commentate rispondendo a questa domanda. Secondo voi, quanti punti faremo nelle prossime partite?